Ed eccoci di nuovo a festeggiare la Pasqua che nel mito cristiano rappresenta la morte e la risurrezione di Gesù di Nazareth. Morte e risurrezione che avvengono in un determinato periodo, e cioè negli stessi giorni in cui si festeggia il Pesach, cioè la Pasqua ebraica. La Pasqua ebraica è la memoria, è la festa in cui si ricorda la fuga dall'Egitto del popolo eletto, il popolo ebraico, come viene raccontato nell'Antico Testamento. Che cosa succede? No? Gli ebrei sono finiti in una situazione di semischiavitù in Egitto e Dio decide di liberarli, manda quindi Mosè a fare un percorso di liberazione, cioè a guidarli fuori dall'Egitto, fuori dalle grinfie del faraone, no? E portarli verso una terra che sarà il luogo in cui potranno vivere sereni e felici, no? La terra promessa, la terra dove scorre il latte e il miele. Ovviamente la cosa non è in dolore, perché il faraone è tutt'altro che convinto di lasciarli andare, quindi conseguentemente Dio deve intervenire con le famose piaghe dell'Egitto, eccetera. E poi quando comunque il faraone manderà il suo esercito all'inseguimento dei fuggitivi, Dio aprirà il Mar Rosso per permettere al suo popolo di attraversare il mare, poi lo farà richiudere in modo che l'esercito non lo possa raggiungere, no? Pesach è il ricordo di questo passaggio della schiavitù, così come la Pasqua cristiana è il passaggio dalla morte alla vita, cioè quindi dalla schiavitù della morte alla libertà della vita attraverso la risurrezione di Gesù, detto il Cristo. Che cosa significa la risurrezione? Significa la possibilità di rinnovamento, la possibilità che a fronte di una qualsivoglia crisi noi abbiamo la possibilità di rinnovarci. Miti di risurrezione in realtà erano presenti molto prima del mito cristiano. In antico Egitto c'è il mito del dio Osiride che viene ucciso e smembrato da suo fratello e poi invece viene ricomposto e risuscitato dalla moglie Iside, no? E dopodiché lui diventa il dio dei morti. Nella Mesopotamia c'era il dio Tammuz, così come presso i Cananei c'era il dio Baal, che erano dei collegati ai ritmi e ai cicli naturali della vegetazione, quindi morivano in autunno e rinascevano in primavera. Non per niente anche la Pasqua cristiana cade all'inizio della primavera, no? Quindi segnando questo rinnovamento anche della natura, no? Anche nella mitologia greca ci sono alcuni miti, il mito di Semele, quello di Pelope e di Ippolito, dove abbiamo delle situazioni di rinascita, di resurrezione, se vogliamo. Quindi il mito della resurrezione, cioè del ritornare alla vita, pensate al mito della Fenice, no? Cioè lo mitico che si rinasce dalle proprie ceneri. Questo mito di rinnovamento, di risurrezione, è presente in tutte le tradizioni, anche se in forme ovviamente differenti, perché il concetto di fondo è che la nostra vita è un insieme di tante piccole o grandi morti. La morte di un amore, la morte di un'amicizia, il cambiamento del lavoro, la fine dell'attività lavorativa, la fine della giovinezza, l'inizio della maturità, la fine della maturità, l'inizio della vecchiaia. Potremmo citarne finché ne vogliamo. Sono tutti momenti di crisi, di passaggio.
momento in cui si chiude una porta e, secondo il detto popolare, chiusa una porta si apre un portone, ma noi non sappiamo cosa c'è dietro questo portone che si apre, non sappiamo quali sono le possibilità che si aprono di fronte a noi, ne abbiamo paura. Sempre nell'Antico Testamento abbiamo per esempio il mito di Sodoma e Gomorra, nel racconto di Sodoma e Gomorra, sono queste due città che hanno abbandonato gli insegnamenti di Dio e si sono andati alla perdizione. Dio le vuole radere al suolo, però manda degli angeli in ricognizione per vedere se qualcuno c'è che si può salvare, o sono tutti cattivi, tutti peccatori. E qui trovano la famiglia di Lot, che ha mantenuto fede agli insegnamenti di Dio, no? E quindi gli angeli dicono: guardate che scenderà il fuoco dal cielo, Dio distruggerà questa città, prendete uno stretto necessario e scappate sulle montagne, e ricordatevi bene di non voltarvi mai indietro a vedere cosa succede, no? Questa è l'unica condizione. La famiglia parte, ma la moglie di Lot a un certo punto non ce la fa, è troppo attaccata alla sua casa, è curiosa, eccetera, si volta e viene trasformata in una statua di sale. Noi siamo la moglie di Lot, no? A fronte di un cambiamento, a fronte della necessità di lasciare delle cose per andare verso qualcosa di nuovo, e beh, tendiamo a voltarci indietro, ad aggrapparci a ciò che c'era prima, e invece che a proiettarci verso ciò che ci aspetta. E quindi diventiamo statue di sale, cioè rimaniamo bloccati, no? Nella nostra crescita, nel nostro percorso umano e spirituale, rimaniamo assolutamente. Non c'è risurrezione, non c'è rinascita, non c'è rinnovamento. E questo è qualcosa di estremamente drammatico e nello stesso tempo di estremamente comune, perché in questa situazione ci cadiamo più o meno tutti. Magari non tutte le volte, magari a volte sì, a volte no, però fondamentalmente la tentazione di cercare di bloccare il cambiamento, di non accettare l'essenza fondamentale della vita, che è l'impermanenza, e beh, c'è sempre ed è sempre presente. Abbiamo paura a rinnovarci, abbiamo paura a uscire dagli schemi precostituiti, abbiamo paura di non riconoscerci più, di non essere più noi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una dimensione che è completamente spaventoso, se vogliamo, perché siamo morti pur essendo ancora vivi, perché nel momento stesso in cui non sappiamo rinnovarci, non sappiamo aprirci alla possibilità di una rinascita, di una resurrezione, in qualche modo siamo morti, sopravviviamo a noi stessi, non abbiamo più vitalità, non abbiamo più amore per la vita, non abbiamo più slancio. Resurrezione è anche riacquisire l'amore per la vita, l'eros, l'attenzione verso ciò che è bello, ciò che ci stupisce. Abbiamo bisogno di essere svegliati. Nel Vangelo Gesù, quando fa risorgere Lazzaro, dice: ecco, Lazzaro sta dormendo, lo vado a svegliare. No? Noi abbiamo bisogno di essere svegliati, no? Siamo in una sorta di sonno, di letargo assolutamente non costruttivo, in cui siamo presi da questi attaccamenti nei confronti delle certezze del passato, eccetera, e non abbiamo la possibilità di aprirci verso la meraviglia, verso lo stupore, verso ciò che può essere costruttivo, e quindi alla fine siamo bloccati, manchiamo di eros, di slancio, di passione, dormiamo, dobbiamo essere svegliati, siamo in una sorta di sonno di morte e dobbiamo essere risvegliati alla vita. Questa è la resurrezione, che è molto vicino all'idea anche di conversione.
Conversione non vuol dire cambiare una religione o altre cose. Conversione vorrebbe dire cambiare direzione. La direzione in cui mi stavo muovendo mi ha portato a una situazione di stallo, quindi cambio direzione. Questo è un vicolo cieco, e beh, torno indietro e prendo un altro svincolo. Punto. Convertire, cambiare direzione. Non muoversi verso la morte, verso la sterilità, ma muoversi verso la vita, verso la fecondità. Questa è la provocazione che la Pasqua ci dà. Che siamo cristiani o non siamo cristiani, non ha importanza. Chiamiamola festa della primavera, festa del rinnovamento, se non vogliamo usare i termini cristiani della resurrezione. Riprendiamo l'idea del passaggio dalla schiavitù alla libertà ebraica, no? O quant'altro, non ha importanza. Però sfruttiamo la Pasqua come un momento di riflessione, di meditazione, per cercare di guardare noi stessi e capire quanto siamo bloccati e quanto invece in noi c'è ancora stupore, apertura, disponibilità, creatività. E se vediamo che siamo più o meno bloccati, cambiamo direzione, apriamoci al mistero e al miracolo della vita. Facciamo in modo che la vita riprenda vigore in noi, ci dia la possibilità di rifiorire di nuovo, di buttare nuove foglie, come le piante in questi giorni. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare. Tutti i miti di resurrezione hanno proprio questo significato. Devi imparare a rinnovarti, devi imparare a morire e a rinascere in ogni singolo momento. Con i maestri buddisti, per esempio, dicono sempre: quando inspiri ed espiri, nasci e muori, muori e rinasci, nasci e muori, no? Ecco, espirando è come morire, no? Buttiamo fuori tutto e poi dopo ecco che di nuovo la vita rientra in noi, la buttiamo di nuovo fuori ed ecco che rientra in noi. Questa idea del rinnovamento continuo, in continuazione siamo aperti alla possibilità di chiudere delle situazioni e di rinnovarci, di rinascere, di aprirci. Allora ecco che la nostra vita di nuovo brilla, ecco che la nostra anima di nuovo è piena di vita, rifulge, piena di luce, di bellezza, di possibilità. Questo è quello che dobbiamo imparare dai vari miti di resurrezione. E proprio per comprendere bene e concludere queste poche parole, una poesia di una poetessa rumena che si chiama Nina Casi, che proprio ci richiama questo. Poesia si chiama Preghiera. Se esisti per davvero, fatti avanti. Sii nuvola, caprone, aviatore. Porta con te occhi, bocca, voce. Chiedimi qualcosa. Lascia che mi sacrifichi. Prendimi tra le braccia, proteggimi. Nutrimi con la settima parte di un pesce. Fammi un fischio. Dissodami le dita. Ricolmami di aroma, di stupore. Resuscitami. Ecco, così dice Nina Cassia in questa bellissima poesia, questa è la sua preghiera. Un Dio, se ci sei davvero, datti una mossa, no? Riempimi di stupore, ridammi il piacere della vita, ridammi, appunto, l'eros, risuscitami.
riempimi di aromi, di stupore. Ecco, questo è il messaggio della Pasqua. Anche noi che crediamo in un Dio, non crediamo, chiediamolo a Dio, chiediamolo alla vita, eccetera. Se ci sei davvero, vita, Dio, essere supremo, no? Riempici, ricolmici di aromi, di stupore, resuscitaci, perché è di questo di cui abbiamo disperatamente bisogno.